Tornati in studio RDA Radio 1 in diretta, circuito Spreaker Podcast Player insieme a RSE Regno dei Borboni 7. Ci seguite anche su online radiobox.com tramite le repliche di Antenna Romana 1 e poi sul circuito WRA, acronimo inglese di Web Radio Associate, che comprende Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer e JoSavn, attraverso il sodalizio con la redazione giornalistica e sportiva per quanto concerne il circuito radiovacanze.com dalla sede di Napoli e poi anche attraverso canali alternativi non web radio come la pagina Facebook di Fracalcio Realtà de Original, il gruppo ad essa collegato amici cui piace Fracalcio Realtà de Original, Twitter e i due canali YouTube di RDA Radio 1, canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Buonasera a tutti per M91 Crotone, questa è la seconda parte di Il taccuino di Antonio Milano per i commenti, l'analisi e la sintesi del match valido per il 22° e terzo turno di ritorno della Serie C Now Lega Pro 2023-24, girone C. Crotone Virtus Francavilla, un match terminato dunque 1-1. Che ha visto l'arbitraggio del signor Fabrizio Ramondino. E che chiaramente, per quanto concerne il Crotone, non abbiamo visto in questa partita lo stesso spirito di squadra rimediato contro la Turris a Torre del Greco, in cui il Crotone ha vinto 4 reti a 0. Certamente una squadra rimaneggiata tra infortuni e acciacchi con la mancata possibilità di inserire il neo acquisto Riccardo Stronati. Dei due innesti del Crotone in calciomercato, Oviciak, Enrico, prelevato dal Giuliano, ma lasciato in prestito alla squadra fino a fine stagione. Chiaramente ci sono anche altre operazioni di sfoltimento della rosa e di acquisti per liberare chiaramente dei posti in altri reparti. È necessaria la conclusione delle cessioni ancora in dubbio. Una Virtus Francavilla che ha avuto delle sconfitte nell'ultima parte, quindi chiaramente vuole tentare di risorgere, di rimediare più punti possibili, quindi lo stesso Lamberto Zauli è del parere che bisogna vedere di giocare con una certa mentalità, come se fossero tutte delle finali, le partite da oggi a venire. Avversario sicuramente insidioso, come lo sarà l'Audace Cerignola sabato prossimo, e che quindi bisognerà cercare di stare attenti all'aggressività di una squadra che cercherà di guadagnare altri punti in classifica con Roberto Chiuzzi, ex allenatore cosentino, chiaramente
si cerca di risalire la classifica e quindi di dare fastidio ad una squadra quotata come quella del Crotone, e perciò l'ambizione della stessa squadra pugliese è quella di sorprendere proprio a Crotone. Una partita dunque che per quanto concerne il Crotone vede lo schieramento di Andrea Dini in porta, Federico Papini, poi Maxime Girone, Davide Bove, Eugenio Dursi, Jacopo Petriccione, Vinicius Negro Di Stefano, poi Giuseppe Lo Iacono, Alessio Tribuzzi, Mattia Vitale, Marco Tumminello a disposizione, Lucano, il portiere Francesco D'Alterio, Lucas Felipe, Guido Gomez, Carlo Crialese, Giovanni Bruzzaniti, Jurček, Raffaele Cantisani. La Virtus Francavilla risponde con Paolo Branduani tra i pali, poi De Marino, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico, Polidori, Dutu, Risolo, Macca, Ingrosso. A disposizione Carretta, Lucatelli, Gasbarro, Carella, Nicoli, Serio, Vapore, Cardoselli, Fekete, Giovinco e Garofalo. Allenatore Roberto Occhiuzzi. Per quanto concerne invece la terna arbitrale della partita, è affidata al signor Fabrizio Ramondino, e per quanto concerne i suoi assistenti, i signori Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Paolo Cozzuto della sezione di Formia, quarto ufficiale il signor Stefano Striamo di Salerno. La partita è iniziata alle ore 20:45 con le formazioni che abbiamo accennato. Per quanto concerne il Crotone, parte chiaramente a rilento, una velocità molto, ma molto lenta, soprattutto lasciando degli spazi al Virtus Francavilla che ne approfitta e chiaramente pretende un certo tipo di gioco dal Crotone, e sembrerebbe che proprio il Crotone risponda sulle aspettative della squadra avversaria. Gli si apre il match con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Tufo, suocero del presidente Gianni Brenna e del consigliere d'amministrazione Alessandro Brutto, nonno del direttore generale Raffaele Brenna. Sono gli ospiti che partono subito all'arrembaggio con Artistico che va via sulla sinistra, entra in aria, la sua chiusura perfetta in tackle su di lui da parte di Federico Papini. Il corner successivo permette alla palla di perdersi in fallo laterale. Poi una gran palla in verticale di Alessio Tribuzzi al quarto minuto per l'inserimento di Eugenio Dursi in area, che pur eludendo la marcatura dell'avversario non riesce ad agganciare per un soffio.
Al quinto minuto cross di Jacopo Petriccione dalla destra per Marco Tumminello che colpisce di testa, la palla però è deviata col braccio da un avversario. Il guardaline segnala però il fuorigioco dell'attaccante gemello del gol di Guido Gomez. Al settimo minuto però gli ospiti vanno in vantaggio con Macca, il cross rasoterra da destra di Artistico liscia l'intervento e Di Marco finta il tiro, serve però Macca che di destra davanti ad Andrea Dini non sbaglia. E insacca alle sue spalle. Jacopo Petriccione al quindicesimo mette un'altra palla in mezzo dalla destra per Marco Tumminello che impatta di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Al ventunesimo i problemi fisici per Biondi richiamano in campo i sanitari. E Biondi, lo stesso giocatore avversario, non ce la fa a continuare e Roberto Chiuzzi manda in campo Carella al suo posto. Al 25esimo il tentativo dalla distanza di Davide Bove si perde fuori senza alcuna ambizione e fortuna. Il sinistro di Ingrosso da posizione defilata. Tribuzzi respinge in angolo e sul corner seguente Vinicius Negro di Stefano spazza via. Al 34esimo Maxime Giron dalla sinistra con il destro che serve Vitale, riesce però a colpire di testa ma non inquadrando la porta. Il primo ammonito del match è Risolo per il fallo a centrocampo su Jacopo Petriccione al 40esimo. Al 41esimo è Eugenio Dursi che raccoglie una respinta corta della difesa e col destro dal limite la palla termina di poco alta. Vengono concessi 2 minuti di recupero, ma il risultato non cambia. E al primo minuto di recupero del primo tempo rimane a terra Dutu dopo uno scontro di gioco proprio con Eugenio Dursi. Extra time, praticamente di 1 minuto, si riprende a giocare, pochi secondi dopo anche Dutu rientra e al terzo minuto di recupero nell'extra time Federico Papini termina a terra in aria sulla punizione calciata da Jacopo Petriccione, ma l'arbitro lascia proseguire. Si va dunque a riposo con il risultato di Crotone 0, Virtus Francavilla 1. Nel secondo tempo si riparte con Dursi che appoggia all'indietro per Tumminello che calcia dalla lunetta col sinistro ma la palla si perde alta. Al 52esimo il colpo di testa di Tumminello con la palla se sfiora il palo alla sinistra dell'ex Paolo Branduani, gli squali vicini al pari. Al 57esimo angolo dalla destra di Jacopo Petriccione per la deviazione di testa di Mattia Vitale che termina però alta. Al 59esimo corner dalla sinistra di Maxime Giron, Federico Papini non ci arriva per poco di testa. Al 61esimo Guido Gomez non al meglio per via di un problema muscolare accusato nella settimana dopo l'infortunio rimediato a Torre del Greco. Sostituirà Mattia Vitale che, vista la prestazione, Lamberto Zauli richiama in panchina.
decidendo praticamente la pedina di inevitabile di Guido Gomez. Cambia il volto della partita con l'ingresso appunto di Guido Gomez. Alessio Tribuzzi raccoglie dalla sinistra, prepara il tiro, calcia verso la porta, ma viene murato dalla difesa ospite. Primo ammonito per gli squali, arriva al 65esimo e si tratta di Davide Bove. Al 67esimo una punizione col sinistro di Polidori respinge Andrea Dini e poi sulla ribattuta Artistico manda fuori. Zauli rimedia altri due cambi preziosi con Lucas Felipe e Giovanni Bruzzoniti che vanno a rilevare Vinicius Greco Di Stefano e Davide Bove. Al 70esimo è Guido Gomez che termina giù in aria sulla palla proveniente dalla destra, però tra le proteste degli squali l'arbitro lascia proseguire. Al 72esimo, poiché il pareggio era nell'aria, Alessio Tribuzzi stupisce con un gran destro da fuori, insaccando alle spalle dell'ex Paolo Branduani. Il gran sinistro di Maxime Girone in aria viene deviato con Branduani che si salva in extremis al 75esimo. Il gol degli squali, Tribuzzi, Alessio parte con la palla al piede dai 30 metri, defilato sulla destra, si accentra un po' e lascia partire il destro che colpisce il palo e carambola alle spalle di Branduani. All'81esimo, mentre Roberto Chiuzzi manda in campo Garofalo al posto di Polidori, il sinistro di Macca dal limite si spegne abbondantemente fuori all'81esimo. All'82esimo gli squali sono vicini al vantaggio e Paolo Branduani che respinge in affanno sulla ribattuta. Però Guido Gomez non è molto fortunato col sinistro e la palla fa barba al palo. All'84esimo il destro dalla lunga distanza di Eugenio D'Ursi che per poco rischia di sorprendere Branduani che si riesce a salvare in extremis in tuffo. Il destro dalla lunetta di Macca all'85esimo si perde al lato di Andrea Dini. All'88esimo viene ammonito anche Petriccione. Jacopo Petriccione finisce dunque sul taccuino dell'arbitro. All'88esimo è la volta di Carlo Crialese e Raffaele Cantisani al posto di Maxime Giron e Eugenio D'Ursi che hanno sprecato parecchie energie. Soprattutto nel primo tempo, in cui si sentiva appunto la mancanza di un supporto per Marco Tumbinello, che era quello appunto di Guido Gomez, poi subentrato nel secondo tempo. Al 90esimo il destro dal limite di Raffaele Cantisani, la palla termina alta, vengono concessi 5 minuti di recupero. Al primo di questi 5 minuti il sinistro di Artistico all'interno dell'area di rigore mi è defilato dalla sinistra, viene praticamente ad avere una ottima risposta intuitiva di Andrea Dini in angolo e sul corner successivo la difesa di casa spazza. Ammonito Macca per proteste al secondo minuto di recupero del secondo tempo. Al quinto, sul gran sinistro di Raffaele Cantisani, a quinto dei minuti di recupero, il gran sinistro di Raffaele Cantisani che tira a botta sicura ma viene respinto da Branduani.
e su questa azione si chiude il match sul risultato finale di 1-1. Riepiloghiamo dunque il calendario della giornata. Latina Monterositus al primo anticipo di ieri sera alle 20:45 si termina 1-0 in favore del Latina sul Monterositus. La partita tra Picerno e Catania viene rinviata per maltempo a data da destinarsi. Ed era in programma quest'oggi alle ore 16:15. Alle 20:45 in contemporanea a Crotone Virtus Francavilla si sono giocate Brindisi Audace Cerignola, derby pugliese terminato a 1-1. La partita tra Foggia ed Avellino allo stadio di Foggia termina con la vittoria dell'Avellino per 3 reti a 1 in rimonta. Allo stadio Ezio Scida, Crotone 1, Virtus Francavilla 1. Domani si riparte alle ore 14 con ACR Messina Taranto e Sorrento Turris. Alle 20:45 sarà la volta di Juve Stabia Giuliano e Monopoli Potenza, per poi chiudere lunedì 22 gennaio alle 20:45 derby campano per eccellenza tra Benevento e Casertana. Per effetto di questi risultati, la classifica provvisoria vede Juve Stabia al comando a 44 punti, Avellino, grazie alla vittoria di quest'oggi sul Foggia, che passa a 41 punti, il Crotone a 39. Picerno e Casertana, in attesa di Benevento Casertana, sono a quota 38, ma il Picerno deve recuperare a data da destinarsi il match. Taranto 37, Benevento 36, Audace Cerignola 32. Latina 30, Potenza e Sorrento 29, Catania Giuliano 28, Foggia 25, ACR Messina 22, Turris 20, Monopoli 19, Virtus Francavilla 18, Brindisi con il pareggio di oggi si stacca dal Monterositus salendo a quota 15, chiude proprio il Monterositus a quota 14 punti. Calendario della giornata numero 23. Virtus Francavilla Foggia venerdì 26 gennaio alle 20:45. Sabato 27 gennaio Potenza Juve Stabia alle 16:15. Monterositus alle Brindisi alle 18:30. Turris ACR Messina Audace Cerignola Crotone. Casertana Latina, Giuliano Picerno alle 20:45, domenica 28 gennaio alle 16:15, Taranto Benevento e poi il posticipo delle 20:45 di domenica tra Catania e Monopoli, mentre si chiude lunedì 29 gennaio alle 20:45 con Avellino Benevento. È tutto per questa edizione di M91 Crotone, taccuino di Antonio Milano. I commenti, la sintesi e l'analisi del match valido per il 22esimo terzo turno di ritorno del girone C di Serie C Now Lega Pro 2023-24. Buon proseguimento con i programmi, buona serata, continuazione di serata e buona lotta a tutti da parte di Antonio Miano. Appuntamento dunque a martedì sera con M91 Serie C, il taccuino della Serie C di Antonio Milano. E buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1.
Buona domenica a tutti da parte di Antonio Milano.